Buongiorno, comincio questo vlog dall'auto, dalla macchina e dalle faccende che sto andando a compiere. Devo passare da Ikea, da Leroy Merlin in un negozio di casalinghi perché mi servono una miriade di cose. Se non lo faccio adesso, che è domenica, non le faccio più. Oggi è anche un giorno molto molto speciale perché è l'anniversario mio e del compagno e non è un anniversario qualunque, ma oggi particolare è un giorno super importante, doppiamente importante, perché non è soltanto il nostro anniversario, ma è l'anniversario dei nostri 10 anni d'amore. Ebbene sì, sono già 10 anni che stiamo insieme, e a parte che sembra ieri, vabbè, dettagli, sono 2 anni che conviviamo. Però sì, sono 10 anni che stiamo insieme, praticamente abbiamo trascorso 2 fasi della nostra esistenza insieme. L'adolescenza, sì, forse adolescenza verso l'età adulta, però comunque il periodo era quello, era molto molto piccolo, avevamo appena 19 anni ciascuno che ci siamo conosciuti, ci siamo messi insieme. Poi anche il periodo adulto, perché appunto al di sopra di una certa età poi si diventa adulti, e oggi sì, siamo esattamente 2 adulti, siamo ancora insieme, è un traguardo veramente bellissimo e spero in tantissimi altri così ce ne saranno, perché questo è il nostro destino, stare insieme. Comunque adesso vado, che fuori piove tantissimo, quindi ne approfitto adesso che sta un po' spiovendo. Arrivata la prima meta. Questo è Ikea e fuori piove, insomma. Adesso ne approfitto, scendo dalla macchina. Buongiorno, questa mattina c'è un freddo assurdo, quindi io ho sotto un maglioncione felpato di Bershka o di Stradivarius, io non ricordo mai se è Bershka o Stradivarius perché hanno più o meno cose simili e non mi ricordo mai. Anche questa faceva parte di una cosina che vi volevo far vedere in un video haul che sto rimandando a girare. Comunque oggi è lunedì, un lunedì più lunedì di sempre perché ci si è messo anche il tempaccio a peggiorare un po' l'umore, però sì, si ricomincia una nuova settimana. Io sono pronta per andare al lavoro e ho messo anche questa giacca in jeans, giusto per tenere un'ulteriore cosina da mettere su, per non mettere direttamente il giaccone, e anche perché mi pareva un po' esagerato, però sotto una bella felpa. E ho dei jeans blu scuri e il mio solito marsupio comodissimo a scuola che ci metto dentro sia la mucchina, che quindi il gel disinfettante, che i fazzoletti, che il cellulare, super comodo per insomma, quando ovviamente a scuola non ho la borsa con me, quindi tenendo questo marsupio ho tutto quanto a portata di mano nel caso di emergenza e quant'altro. Adesso devo scappare perché fuori il tempo è veramente in continuo peggioramento e aumenterà sicuramente anche il traffico, quindi devo assolutamente andare via. Per fortuna ha smesso di piovere, almeno quello. Arrivata al lavoro.
Buon pomeriggio, ho cominciato questo vlog circa una settimana e mezza fa, che avevo intenzione di mandarvi online, mi sono anche se un attimo seduta. Oggi sono stata quasi tutto il giorno in piedi, sì, perché i bambini hanno fatto delle attività, quindi sì, sono stata praticamente quasi sempre in piedi, abbiamo fatto pochissime cose da seduti, quindi insomma non sto al massimo perché è da tempo che non mi alleno, insomma le gambe ne risentono tantissimo. Comunque sono dettagli, vi stavo dicendo che volevo mandarvi online questo video che volevo appunto concludere nel giro di poco, settimana scorsa, ma non ci sono riuscita perché nel frattempo sono avvenute un bel po' di cosine piuttosto importanti, piuttosto gravi, cose di vita che ovviamente voglio tenere fuori dai video, quindi vi accennerò semplicemente che è accaduta una cosa piuttosto grave, come tante cose che sono già avvenute in passato e non vi ho mai detto, eccetera, eccetera. Adesso, insomma, ancora di più, sono cose molto delicate. La vita va avanti. Quindi esattamente come in quel caso, anche in questo caso, purtroppo la vita va avanti. La vita è questa. Un giorno si è felici, un giorno si è tristi, un giorno si sta passando un periodo stupendo e il giorno dopo poi ne succede qualcuna che invece ti catapulta tutti i piani, ti manda all'aria tutti i piani. È appena trascorso per quanto mi riguarda il periodo, ecco, un po' no, un po' giù, un po' così. Come per tutte le cose, prima o poi bisogna riprendere in mano la propria vita, i propri interessi, i propri hobby, qualsiasi cosa. Perché la vita è questa, c'è stato questo periodo un po' così, che non starò qui a raccontarvi, non starò qui a dirvi cosa è successo, ok? Perché non è il luogo opportuno. Si va avanti e non ho continuato per ovvi motivi quel video che insomma volevo continuare a registrare, pertanto vedrete delle clip iniziate un po' di tempo fa, lì andava tutto quanto bene, poi insomma è successa questa cosa e non me la sono sentita di continuare a girare quel video, insomma di continuare a girare i clip, quindi eccomi qui dopo un bel po' di tempo. Sono anche un po' sconvolta da questa capigliatura un po' così, un po' wild. Però negli ultimi tempi mi è presa un po' così fare la treccia perché i capelli si sporcano in tempo zero, cioè praticamente qua a Roma lo smog è a altissimi livelli, quindi io praticamente dovrei fare uno shampoo al giorno, ma non me la sento, quindi quando ho i capelli un po' sporchi li raccolgo in una coda o in una cipollina o in una treccia e risolvo il problema. Però stasera dovrò fare assolutamente uno shampoo, domani avrò il turno di pomeriggio a scuola, quindi insomma andrò molto più tardi, non farò il turno di mattina, quindi domani mattina porterò Bjorn tutta la mattinata fuori, così lo faccio svagare per benino. Poi dovrò andare al lavoro a fare il turno di pomeriggio, farò insomma la chiusura della scuola, ecco, e lascerò i bambini uscire da scuola. Poi ritorno, sarà una giornata piuttosto lunghina perché comincerà molto presto, inevitabilmente perché dovrò portare Bjorn fuori passeggiare, a fare quello che ha da fare e poi dovrò andare anche al lavoro, quindi smonterò molto tardi, almeno alle 4:30. Nel frattempo che arrivo a casa, tra traffico, eccetera, eccetera, si farà un bell'orario, praticamente vedrò il buio e poi resterà venerdì e fortunatamente sabato e domenica. Veramente da quando ho cominciato scuola il venerdì è diventato di nuovo il giorno più atteso di tutta la settimana. Vedo l'ora che arrivi ogni volta. Vi dico sempre sì. Adoro fare quello che faccio, mi piace il mio lavoro, però lavorare con i bambini è molto molto stancante, davvero stancante. È un ambiente stupendo, cioè non c'è paragone. Mettete a lavorare in un ospedale, mettete a lavorare in una clinica, mettetevi a lavorare in un ufficio rispetto che lavorare con dei bimbi. Tutt'altra storia, tutt'altra realtà, bellissimo, però è molto molto stancante. Non hai un attimo di tregua perché i bambini richiedono attenzioni continue, richiedono voler cambiare attività costantemente. È piuttosto stancante, però è bello. Ti rimane sempre una bellissima sensazione addosso quando esci da scuola. Si stanca, sì, però le sensazioni sono sempre bellissime. Ritorni a casa con i disegni dedicati a te. Ritorni a casa con quella canzone che ti risuona nella testa, carinissima, eccetera.
insomma, tutt'altro ambiente rispetto che ovviamente lavorare in ospedale, eccetera. Io avevo mio padre che faceva l'infermiere prima che andasse in pensione. Tutt'altre scene lui aveva davanti agli occhi ogni volta che tornava a casa. Capisco bene di essere molto fortunata in questo senso, però appunto, come vi dicevo, è molto stancante perché ovviamente i bambini non ti danno tregua. Sono felicissima, lo sapete. Da quando appunto ho cominciato, mi sveglio sempre serena, sempre felice di fare quello che sto andando a fare. Però appunto non vedo l'ora che arrivi il venerdì, così c'è il sabato e la domenica di mezzo, uno si riposa, fa tutto quello che ha da fare, che non riesce a fare durante la settimana, appunto perché è bella intensa, bella piena. Comunque vabbè, io, mamma mia ragazzi, io sto chiacchierando praticamente a 10 minuti. Troverete questo video pieno di tagli, mi scuso, sicuramente taglierò lì dove riesco a tagliare perché vi ho fatto sicuramente una testa di chiacchiere. Volevo fare merenda con una cosa molto golosa, dopo vi faccio vedere. Volevo mangiare il Kinder Bueno, sì, perché Lidl ha messo l'offerta sui prodotti Kinder, quindi ho preso un bel po' di così, dopo vi faccio vedere cosa, però ogni tanto ci sta, anche da tenere appunto nella dispensa per poter variare un po' ogni tanto la merenda, non sempre frutti, eccetera. E poi appunto porto Bjorn fuori a fare passeggio. Allora ragazzi, immaginatevi tutto questo però tutto quanto raddoppiato, c'era appunto la promozione e ho preso tutto quanto in doppioni. Praticamente ho preso Kinder Bueno, Kinder cioccolato, i Nutella Biscuits e Nutella. Ah, la Nutella no, adesso che ci penso, la Nutella non l'ho presa in promo da Lidl, soltanto queste cose erano in promo, mentre questa l'ho presa al Pewex. Quindi adesso andrò a fare merenda con un Kinder Bueno e un bel caffè. Intanto avere queste cosine in dispensa è veramente una cosa super, perché non si ha sempre voglia di mangiare sano, quindi è anche bene avercele queste cose, perché poi come le mettiamo quei 2-3 kg in più che uno perde quando mangia sano? Invece in questo modo ci teniamo stabili. Sì, adesso che sto vedendo, avevo il cellulare in carica, sì, avevo preso anche il Duplo, anche questo qui era in offerta alla Lidl. Che bontà. Buongiorno, oggi è il giorno dopo. Ieri ho fatto il turno di pomeriggio e sono tornata a casa, non sapevo dove cominciare prima le mie cose. Comunque sono qui e il giorno dopo, sono le 8:30 e sto andando con il cucciolo a fare una mega passeggiata perché anche oggi mi spetterà il turno di pomeriggio. Domani di mattina, insomma. E così via, finirà un'altra settimana, non vedo l'ora. Mamma ti ama. Buongiorno, oggi è sabato e conto di voler terminare questo video oggi perché altrimenti veramente durerà tantissimo. Sto per scendere, anzi, noi stiamo per scendere. Io, il compagno, c'è anche Bjorn con noi perché andremo a Viterbo e andremo sul lago di Bolsena perché vogliamo andare a fare una passeggiata un po' diversa, siccome era da tempo che non uscivamo un po' fuori aria e siccome la situazione virus, Covid, pandemia, quant'altro sta mettendo un po' un malaccio. Ebbene sì, purtroppo i casi aumentano, ma non voglio appunto discutere di questa questione qui, però lo sapete, guarderete tutti i telegiornali, quindi purtroppo sì, la situazione è questa e prima che diventi molto molto più seria di questa e insomma ci siamo, prima che appunto diventi tutto un po' più grave, vogliamo appunto fare questa uscita fuori area, così almeno insomma se ci sbagliamo un pochino, essendo appunto sabato e weekend, siamo entrambi sempre liberi e ne approfittiamo per fare qualcosina di diverso. Vado fuori, c'è una giornata stupenda, anche per questo abbiamo appunto approfittato oggi e non domani che è domenica, perché domani porta pioggia e porterà pioggia per tutta la settimana prossima, quindi approfittiamo di questo ultimo giorno, bellissimo, insomma soleggiato, temperature decenti, e andiamo appunto un po' fuori così a fare questa gitarella. E niente, noi ci aggiorniamo. Sembra una cartolina.
Non c'è quello più buono. Non c'è problema in macchina. Siamo arrivati a questo posto. Siamo appunto a Capodimonte. Praticamente è un paesino che si trova sul lago di Bracciano ed è veramente bellissimo. Noi ci venivamo spessissimo tanti anni fa e adesso è la prima volta che ci ritorniamo dopo un paio d'anni, forse sono stati sì 2 o 3 anni. È sempre un'emozione incredibile venire qui perché è un paesino stupendo, veramente regna la pace. E a Bjorn sta piacendo tanto perché c'è tanto verde e il passeggio è abbastanza lungo per lui. Adocchiato di anatre. Mi sono dovuta togliere il maglione perché faceva troppo caldo, quindi ho messo questa giacca in jeans sotto, per fortuna la canottiera. Buongiorno, ieri mi ero ripromessa di chiudere il video vlog che sta andando avanti da un bel pezzo per tutta una questione che vi ho già spiegato, spero di essermi fatta capire, volevo andare nei dettagli e quindi sì, oggi sono di nuovo qui a riprendere e sono certa che sarà l'ultimo giorno. Allora, voglio assolutamente precisare questa cosa. Io ho il piacere di registrare per questi video, il piacere di registrare attimi, ispezioni di giornate e quant'altro, però quando le giornate sono molto piene veramente prendere il dispositivo per registrare mi riesce davvero complicatissimo, mi riesce difficilissimo, pertanto trascuro appunto il video, oltre ovviamente a tutta la questione che vi ho già spiegato molto delicata del periodo e quant'altro. E questo weekend volevo registrare il video haul delle cose che mi sono arrivate da Shein, anche perché l'ultimo pacco mi è arrivato proprio 3 giorni fa, quindi proprio era ideale riuscire a registrare in questo weekend. Però ragazzi, proprio per il fatto che durante tutta la settimana non facciamo altro io e il compagno che lavorare, fare cose necessarie che si devono fare, io torno a casa, non so dove cominciare prima, tra faccende, lavatrici, Bjorn, portalo qui, portalo lì, eccetera eccetera, quindi il weekend proprio ce lo dedichiamo a voler starcene insomma in giro, a spassarcela, a fare cose, passeggiate, nulla di che, però comunque quelle cose che uno durante la settimana proprio non riesce a fare per questione di tempo, perché comunque è impegnato a fare tante altre cose che ovviamente sono necessarie da essere fatte subito dopo il lavoro. Quindi anche questo weekend non sono riuscita a registrarlo, come sapete e come vi ho sempre detto, YouTube non è il mio lavoro e non lo sarà mai, è un passatempo che insomma oggi ho, domani non lo so se insomma ci sarà, vorrei di sì, perché comunque l'idea di avere un piccolo spazio qui dove condividere pensieri, cose, pareri e quant'altro c'è, mi fa felicissima, quindi continuerò comunque per questa cosa, però è chiaro che più insomma gli impegni diventano tanti e più il lavoro comunque incombe, meno tempo avrò per i video. Questa è la vita di chi insomma conduce una vita normalissima, di chi è una persona normalissima impegnata in tutte le cose insomma fuori da questi social e quant'altro. Comunque eccomi qui a registrare quest'ultimo giorno di questo video vlog, poi lo chiuderò e spero di mandarlo online domani stesso, me lo auguro, anche perché stamattina ho il turno di mattina, quindi nel pomeriggio riesco sicuramente a montarlo, mi auguro, dopo che ho portato Bjorn fuori, anche perché oggi porta pioggia, quindi se porta pioggia Bjorn purtroppo non lo posso portare fuori, se non un attimino fuori per strada eccetera, però non lo potrò portare ovviamente fuori al parco se piove chiaramente.
sentito un rumore strano, mi sono girata un attimo per capire se fosse qualcosa, ma è il tipo qui sopra. Comunque, nulla. Io sono vestita con questa maglia di Shein che vi farò vedere in un video haul. Nulla, mi sono andata a fare questo caffè, secondo di questa mattina, perché tra un po' devo uscire. Io qui ho già praticamente svuotato cucina, bene sì, svuoto tutta la cucina, tolgo tutti gli accessori qui e lui, sembra un soprammobile, ma è lui, è Bjorn che dorme, quanto è carino. Adesso mi vado a fare il caffè, la macchinetta è l'ultima cosa che tolgo, devo togliere poi quella bottiglia, insomma tutto è spostato nella parte superiore della cucina, in modo tale che lui non riesca mai a prendere insomma, quello che c'è sui mobili, perché per dispetti o comunque per giocare con quello che vede a disposizione, prende quello che c'è appunto appoggiato sui mobili e qui e lì. L'unica cosa che gli lascerò sarà corno di cervo naturale, gli cade in maniera naturale, quindi state tranquilli, nessun cervo è stato maltrattato per il giochino di Bjorn e questa corda, insomma, che gli piace tantissimo, quindi gli lascio qualche giochino, ma lui tanto dormirà fino comunque all'una quando è che torno. E niente, sì, questo è il marsupietto che ho preso da Shein da tenere su, insomma, tutto il tempo a scuola, in modo tale che all'interno io abbia sempre a disposizione un gel, insomma, disinfettante per le mani, fazzolettini, eccoli qui, cellulare che metto nella tasca qui. Sono riuscita giusto in tempo a portare il bimbo peloso a spasso e poi è venuto giù il cielo, pioggia, incredibile, il cielo è nero e penso che pioverà per un bel po' di ore. Niente. Rientro dal lavoro col botto, praticamente sì, sono riuscita veramente giusto in tempo a portare Bjorn a fare passeggiata e fuori piove a dirotto. Comunque sì, sono tornata dal lavoro, ho già mangiato perché quando faccio il turno di mattina mangio ovviamente a scuola e perché i bimbi mangiano molto presto, anche se smonto comunque alle 12:30, loro mangiano molto presto, quindi io mangio con loro e poi ovviamente smonto. Però siccome sì, è vero che è presto, è vero che ho pranzato, però adesso voglio fare assolutamente merenda, mangio un dolcino, una cosa dolce, insomma, vicino al caffè, perché necessito di un caffè. Oggi ne ho bevuti solo due e io al mattino sono abituata a berne almeno tre e poi se proprio capita qualcosina nel pomeriggio, anche se avevo tolto tra virgolette il vizio il pomeriggio perché bevevo o una tisana o un tè solitamente, però oggi sento veramente di avere bisogno di caffè, caffeina. Per merenda sono incerta se voler mangiare un Kinder Bueno, buonissimo, o un Kinder Cereali. Io poi sono uscita matta, ormai insomma sto comprando tutte queste cose, questa settimana Lidl ha messo i Kinder Cereali in offerta, quindi li ho presi e penso che mangerò un Kinder Bueno, mi fa più gola. Solita merendina dolce e poi qui ho messo la macchinetta per il caffè che l'ho appoggiata qui sulla cucina, perché come al solito io al mattino smonto tutta cucina per non tenere niente in mezzo, quindi al momento l'ho appoggiata qui. Tornata, ho portato Bjorn a spasso adesso che ha smesso di diluviare. I miei capelli sono una cosa indicibile, però questo è quanto. Sto cucinando perché siamo quasi arrivati all'ora della cena. Sto preparando funghi che adesso metterò dentro, patate e salsicce e sì, cenetta tipicamente autunnale. Buona, buona, buona. Dopo vi faccio vedere il risultato finale. Queste si stanno bruschettando benissimamente. Io nelle patate ci metto, oltre ovviamente all'olio, anche questo insaporitore per arrosti ed è buonissimo. Ci ho appena versato i funghi e direi che è un po' esagerato con le dosi. Vabbè, mi sa che avanzerà anche per domani. Sì, io cucino in abbondanza, non so perché sono abituata, anzi, no che non so il perché, io sono abituata
a cucinare per tanti, per il fatto che comunque ho sempre vissuto con mio padre, le mie sorelle, mi è capitato spessissimo, quasi sempre, di cucinare perlomeno o al pranzo o la cena o in entrambe le occasioni. Quindi sono abituata a cucinare per tanti. Da un po' di tempo avevo un po' smesso di pensare in grande, però come tendenza ho questa di cucinare per tante persone. Come pane ho preso questo multicereali, poi ve lo faccio vedere, aspetta, alla Lidl, è buonissimo, l'ho preso già un altro paio di volte ed è buonissimo da avere appunto in dispensa per quando non si ha il pane fresco, quindi questo rimane bello morbido, però appunto ha la consistenza del pane, quindi ha questo tratto un po' più duretto, poi all'interno la mollica morbida, esattamente come il pane quando lo prendete fresco, tipo il filone, lo tagliate. E in questo caso non ho il pane fresco perché appunto non sono andata, se non ci fate caso io praticamente ancora tutto quanto in su, perché tornando da lavoro, e siccome domani mattina ho di nuovo il turno di mattina, ho evitato di riarredare cucina, infatti sta tutto quanto ancora in alto sui mobili. Ho giusto passato ecco il panno in microfibra per togliere la polvere sui mobili e quant'altro, però è rimasto tutto quanto appunto su. Comunque sì, non vedo l'ora di cenare perché ho famissima. A pranzo, quando appunto pranzo a scuola, quante volte ho detto pranzo? Ok. Pranzo alle 11:20, voglio dire ora di colazione. Insomma, io in quest'ultimo periodo che sto appunto lavorando, raramente faccio colazione al mattino, veramente raramente. Al massimo bevo un tè, un paio di caffè, però non mangio perché so che da lì a breve farò pranzo, infatti pranzo alle 11:20, 11:15, 11:20, però poi arrivo a sera alle 7 di sera che ho una fame che non ci vedo più. Già che ci sono, nel frattempo che va la cena, vi voglio far vedere cosa ho preso da Lidl, a parte questo copri piumino da Ikea che avete visto. Insomma, sono andata quando ho cominciato questo vlog, appunto quando c'era il nostro anniversario mio e del compagno e quant'altro, però sono passata da Ikea e ho preso questo copri piumino con annesse federe per i cuscini, veramente bellissimo. E però non era questo quello che vi volevo far vedere, ma questo completo da casa, o comunque un pigiama, ok, e da Lidl, pagato soli 10 euro, di una comodità pazzesca e soprattutto super super caldo, perché è in pile, veramente bellissimo, in offerta appunto da Lidl, comodissimo. C'è anche in lilla, però secondo me blu è bellissimo. È così che calza, l'ho preso per il fatto che è in pile. Io adoro il pile in inverno perché mi tiene veramente caldissimo, è l'unica cosa che riesco a portare quando fa veramente freddo freddo freddo. È veramente bellino. Questo composto è quasi pronto, quindi ci vado a buttare dentro salsicce, suino e pollo che tagliuzzerò, ecco, cubetti, insomma li taglierò così e li butterò dentro a tocchetti, ecco, e così diventerà tipo una sorta di poltiglia buona e con funghi e appunto patate. Comunque qui è arrivato il cucciolo dalla sua passeggiata con il papino, vero amore? Vero? Vero cucciolino? Mamma mia ragazzi, è diventato un coccolone esagerato. Era meno coccoloso, adesso che sta diventando più grandino perché ormai ha il suo anno e 5 mesi, se non erro, 5-6 mesi, non ricordo bene, non ho voglia di fare i calcoli, permettetemelo, ho un sonno tremendo, stamattina mi sono svegliata alle 5:30 con il fidanzato, perché appunto lui doveva andare al lavoro, ha portato Bjorn fuori perché stamattina sarei dovuta andare a fare il turno di mattina, e quando faccio il turno di mattina esco veramente prestissimo, quindi non posso portarlo fuori io, ma ci svegliamo tutti e due molto presto e lui porta Bjorn fuori, io preparo qualcosina, che ne so, caffè, cappuccino, cose del genere, e appunto lo portiamo fuori. La gastrite sta mano a mano migliorando, però è ancora in cura purtroppo, con fermenti lattici, con cibo speciale. Povero cucciolo. Adesso si va a mangiare.
Cenetta finita, io adesso vado a togliere anche i piatti di mezzo, mi vado a spogliare. Penso che chiuderò, no, penso, sono certa che chiuderò qui questo video vlog. Virgolette crociate, mi auguro ovviamente di riuscire a registrare il video haul, perché è veramente una miriade di cose che vi voglio fare assolutamente vedere in questa settimana. Mi auguro quindi di riuscirlo a girare, di riuscire a girarlo. E nulla, io vi saluto e alla prossima.